Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessilam Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Prendetevi i vostri 10 minuti, riempiteli di creatività, tante nuove idee e conoscenze. Bene sì, perché anche quest'oggi conosceremo le nostre 4 protagoniste che hanno pubblicato e condiviso i loro progetti sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana che va dal 31 maggio al 6 giugno. E poi parleremo di un gradito ritorno e lo faremo conoscere per quelle poche che probabilmente non lo conoscono ancora, il nostro carciofo. Ma non diciamo nulla e iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Sigla! Il primo progetto di quest'oggi è della Vispa Teresa, che in realtà è Fortunata, che ha realizzato questo meraviglioso progetto ispirandosi ad un tutorial della Fata Tuttofare, che è la borsa Sisley. Vediamo che cosa ha utilizzato. Fortunata ha utilizzato il King Panna, il King Nero, l'uncinetto 4,5, fodera, rete, manico Sisley e bottone magnetico. Ma ci ha inviato anche un vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Fortunata, alias la Vispa Teresa, ho 50 anni e vivo nella provincia della bellissima Firenze. Ho 3 figli che vanno dagli 11 ai 22 anni, tutti maschi, e come potete ben immaginare non capiscono la mia passione. Ho imparato l'uncinetto a 12 anni, da una vicina di casa, ma poi crescendo gli interessi sono cambiati e ho accantonato il tutto. Da 3 anni ho riscoperto questa passione. Amo l'arte in tutte le sue forme e ritengo l'uncinetto una bellissima forma d'arte. Mi diletto a fare e sperimentare di tutto. In questo caso ho eseguito la borsa Sisley prendendo spunto dal modello di Dolce & Gabbana. Per il montaggio ho eseguito il tutorial della Fata Tuttofare, sempre per il medesimo modello. Ovviamente ci ho messo anche del mio. Ho usato la fettuccia in cotone King, in panna e in nero. La pattina davanti l'ho eseguita con le mattonelle, mentre la scocca con il famoso punto Prada. Fra la fodera e l'esterno ho usato la rete, manico e chiusura a calamita, il tutto acquistato su Tessiland. Grazie a tutti e un abbraccio. PS, mi sono dimenticata di dirvi che a dicembre mi sono sposata con il padre dei miei figli. Finalmente. Ciao. Beh, noi, anche se con un po' di ritardo, le facciamo i nostri più cari auguri. Il secondo progetto di quest'oggi è di Amelia Molinari, che ha realizzato una delle tantissime borse che ormai stanno proprio spopolando con, vediamo. Amelia ha utilizzato il bravissimo in diverse varianti di colore, il tutto lavorato con uncinetto numero 3, ma anche rete, tessuto e manici bambù. Allora, Amelia ci ha detto che ha preso spunto da una nota casa di moda che, insomma, ha proposto qualche tempo fa una borsa simile, tutta a granny e quindi a mattonelle, e ha pensato che magari per una come lei uncinettina non fosse un lavoro difficile, e quindi ha provato a farlo, e dobbiamo dire che il risultato è senz'altro notevole. Con il bravissimo si è trovata bene, ha scelto i colori che secondo lei potessero abbinarsi un po' con tutti, e diciamo una sorta di passepartout da poter utilizzare tutto l'anno. Le piastrelle sono la classica lavorazione a granny, unite tra di loro con il punto basso, tutto foderato con un tessuto Tessiland e ovviamente completato poi con i classici manici in bambù. Insomma, una borsa che davvero non può mancare ormai nell'armadio di chiunque. E Amelia ce l'ha già, quindi che dire, si è portata avanti, brava. Ma avete visto chi è tornato lo scorso fine settimana? Il coloratissimo, tanto cercato negli ultimi mesi, carciofo, vale a dire il Ringo. 50% lana vergine, 50% acrilico, che ci ha accompagnato per tutto l'inverno, garantendoci dei risultati davvero unici. Ammettiamolo, a tutte coloro che lo hanno utilizzato, ma che bello questo foulard, cardigan, poncho, maglia, perché davvero con il Ringo si può realizzare qualsiasi cosa. Dicevo, a tutte quante è stato chiesto che cosa avessero utilizzato, come lo avessero realizzato. Infatti so che tantissime di voi lo hanno acquistato in tante tonalità diverse per riproporre ad esempio il Bactus My Flower della Fata Tuttofare. Ecco, quindi per chi non ha potuto acquistarlo in tempo, adesso potrà farlo, e vi conviene anche affrettarvi perché è un filato che va subito a ruba. Il terzo progetto invece di quest'oggi è di Monica Settimi, che ha preso spunto da un tutorial di Chris, che è la tunica uncinetto Sakura, ed ha utilizzato
Monica ha utilizzato il Frida nella variante Paradise e uncinetto 4,5. Monica ci ha inviato un bel vocale con alcune foto da lei selezionate. Ascoltiamole insieme e guardiamole. Buongiorno, sono Monica da Parma, una bellissima cittadina nel cuore dell'Emilia, immersa nel verde, e dove lavoro nella nostra gioielleria di famiglia, mio e mio marito, che si trova in centro. Quindi se vi trovate a passare in centro, oltre a vedere il bellissimo Duomo, potete passare a farci un salto a pochi metri da là. Ho realizzato la maglietta che vedete in foto seguendo il tutorial di Chris utilizzando il punto colonne, che è un punto semplicissimo da realizzare. Con le spiegazioni di Chris è stato veramente semplice realizzare il progetto ed adattarlo alla mia misura, che è una taglia 44. La blusa è molto comoda. Il filato che ho scelto è il Frida Paradise, per i colori in primis, perché non l'avevo provato, e i colori sono bellissimi, miscelati perfettamente tra di loro e si abbinano a un sacco di colori diversi che avevo già nel mio armadio. Per cui nella foto, per esempio, l'ho abbinata al pantalone nero, proprio perché ero in negozio e quindi dovevo avere, diciamo, un certo stile, quindi l'ho abbinato al pantalone nero ed era perfettamente abbinabile. Il filo è molto molto morbido al tatto, è scorrevole, è molto leggero, nonostante non sia un filo particolarmente ritorto come per esempio può essere Ligli. Non ho avuto nessun tipo di difficoltà a lavorarlo, è stato semplice, veloce e appunto è molto fresco anche addosso, indossato, quindi mi è piaciuto moltissimo. Infatti l'ho preso anche con il colore Cosmopolitan, con cui ho realizzato un abito, e mi sono serviti 5 gomitoli e mezzo, e quindi neanche tanti, diciamo, per il modello che ho realizzato, e è stato un filato veramente molto molto gradevole da realizzare, per cui credo che oltre al Cosmopolitan prenderò anche qualche altra variante per realizzare qualche altra cosa. Grazie Monica e davvero complimenti. La foto che ho ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata è Island Rock Suertep, che probabilmente avrete già sentito. Infatti si tratta di Cornelia Petreo. Sebbene sì, la citiamo nuovamente perché ancora una volta la sua è stata la foto che ho ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. Cornelia invece ha utilizzato il Leinard Perla e l'uncinetto 3,5. Ci ha raccontato che in realtà è stata colpita da un tutorial e quindi ha deciso di cimentarsi e di provare a realizzare questo vestito, colpito soprattutto dalla combinazione di punti, vale a dire puff e onde. E la soddisfazione è stata davvero tanta, anche perché con il Leinard ci ha detto che, insomma, ha avuto modo di risaltare ancora di più questa bellissima creazione. Ci ha raccontato che ha fatto 2 rettangoli che poi ha cucito insieme, lasciando lo scollo largo per farlo cadere dalla spalla. L'orlo l'ha finito con semplici archetti e per una taglia 42 ha utilizzato circa 300 grammi di filato. Ci ha inviato anche un vocale in cui ringrazia le quante hanno premiato il suo progetto. Ascoltiamolo insieme. Ciao a tutte, sono ancora qua grazie ai vostri apprezzamenti che non possono che rendermi doppiamente felice, una volta perché sono veramente contenta, soddisfatta del risultato del mio lavoro, e poi perché mi rendo conto che piace anche agli altri. Per questo vi ringrazio vivamente. La mia passione per l'uncinetto è esplosa più che altro durante il lockdown, perché prima mi dedicavo saltuariamente, avevo già imparato da piccola, però non mi dedicavo più di tanto. Ultimamente però non riesco a mollarli e ogni volta che mi siedo devo avere in mano l'uncinetto oppure i ferri. È una vera tecnica di rilassamento. Il problema è il tempo e le mani. Vorrei avere molte di più e molto più tempo. Detto ciò, vi abbraccio e vi mando un caro saluto dalla splendida cornice di Val Brembana in provincia di Bergamo, e vi auguro buon lavoro. E di nuovo complimenti Cornelia.
E la nostra 51esima puntata, ebbene sì, care mie, questa è la puntata numero 51, si conclude qui. Io vi ricordo come sempre di commentare qui sotto il video, di darci i vostri suggerimenti, le vostre indicazioni, di dirci qual è il progetto che vi è piaciuto di più o magari se avete qualche desiderio, se volete che parliamo di qualche articolo in particolar modo, insomma, diteci ciò che vi piace. Di cliccare un pollice in su ovviamente se vi è piaciuto questo video. Tutti i link degli articoli e dei tutorial che abbiamo visionato quest'oggi li potrete trovare qui sotto il video oppure cliccando sulla posta qui in alto, di seguirci su tutti i nostri social, quindi Facebook, vale a dire Meglio di Maya, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok, e ovviamente di leggere ogni venerdì uno dei nostri articoli pubblicati e scritti direttamente dal nostro team Tessiland sul nostro unico ed ufficiale e solo blog, che potrete trovare al sito www.meglio-di-maya.com. Che dire, vi ringrazio nuovamente per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!